Nathan McCain e Lara Carvaio di Ravenwest conducono il gruppo qui a Strada Alpina. Yume Tanaka di Seneca invece è all'inseguimento ormai da 8 giri. Potrebbe essere questa la gara che la farà entrare nella storia. Valentin Manzi è inarrestabile, si trova a metà gruppo e vuole passare, ma North Point gli fa da tappo. Non passo, chiedigli di difendere. Mi sono svegliato riposato quel giorno, c'era bel tempo, la squadra stava iniziando a essere notata. Il numero 22 difende la sua posizione. Ben fatto 22, continua così. Seneca quest'anno ha preso letteralmente il volo. Ecco Yume Tanaka, ha puntato Carvaio, vuole il sorpasso, ci prova! Ravenwest dimentica che è più facile inseguire che rimanere in testa. Ed è passata! Questo dimostra che Ravenwest non è imbattibile e può essere messa alle strette. Yume era in forma, ma mancavano molti altri giri. Io ero concentrata come sempre a ridurre il distacco, a qualunque costo. Lara, riprenditi la posizione. Ci provo. Lascia fare a me, non la lascerò passare. È McCain contro Tanaka, una gara incredibile per Seneca. Pressione? Nah, chi se ne frega. Se questi idioti non riescono a mantenere l'auto sul tracciato, è un problema loro. Tanaka ha spazio. È tutto o niente. A McCain non piace. Contatto! Testa coda di Tanaka, il North Point non sa dove andare. Un incidente terribile. Tanaka contro la muro. Manzi di traverso sull'erba. Il numero 21 di Seneca out. Il numero 22 danneggiato. Detriti ovunque sulla pista. È incredibile. Quindi non ti ritieni responsabile di quello che è successo? Diavolo no. Ok, 22, ci sono troppi detriti sull'asfalto, rientra adesso. Negativo, non c'è bisogno di ritirarsi. Ripeto, non ritiratevi. Ado, vedo danni pesanti al numero 22 e nessuna risposta da Yume, sta bene? I soccorsi sono arrivati, è tutto quello che so. Ora, concentrazione. Tenetemi aggiornato. Confermi la strategia di gara? Sentite, metà classifica è out. Se riusciamo a finire, andiamo a punti. Non possiamo fermarci. Ricevuto. 22, taglia il traguardo. Vai, vai!